Cari amici, ho pubblicato oggi su Roma It un articolo che secondo me vi interesserà, intitolato Finta morte di Bergoglio, la sceneggiatura perfetta. Questo articolo è diviso in due parti. La prima parte riguarda i dati di fatto, oggettivi, i cambiamenti che sono stati fatti nelle esequie e altre questioni. La seconda parte è un esercizio di scrittura creativa. Magari alcuni non lo capiranno che stiamo facendo delle ipotesi, però io lo specifico, è una sceneggiatura di un film, visto che il fascino della porpora paga sempre al botteghino e da anni fioccano romanzi, pellicole di ambientazione vaticana, così, partendo dai fatti oggettivi esposti nella prima parte dell'articolo, io assemblo la sceneggiatura di un film. Un film fanta religioso, ma non troppo, al grido di cattolico avvisato, mezzo salvato. Allora, partiamo dai dati di fatto. Come sapete, dal 2021 si denuncia sui media a fatica che la Declaratio Benedetto è in realtà stata un annuncio di sede impedita. Il 6 giugno scorso, dopo un'inchiesta quadriennale, viene presentata presso il Tribunale dello Stato del Vaticano un'istanza per la nullità dell'abdicazione di Benedetto e il riconoscimento della sede impedita. Ora, se il Tribunale accertasse tali fatti, per Bergoglio si metterebbe male, anzi malissimo, canone 1375, usurpazione di ufficio ecclesiastico. Ora, altro dato oggettivo, che questo sarebbe naturalmente uno scandalo di proporzioni millenarie per la Chiesa e magari sarebbe interesse di molti, compresi parecchi prelati anche di area presuntamente antagonista o tradizionalista, che magari hanno anche delle responsabilità, sarebbe interesse anche di costoro evitare lo shock mondiale mettendo tutto a tacere. Sapete come fa la Chiesa, no? Adesso sopire, troncare, troncare, sopire, sistemiamo tutto noi, così poi non si scopre niente, poi viene fuori tutto e si perdono milioni di fedeli, come è già successo per i casi di abusi. Allora, nel libro El Sucesor del 3 aprile 2024, Bergoglio annuncia che ha rinnovato il cerimoniale per l'esequio pontificio e che quindi, una volta passato ad altra vita, diciamo così, sarà velato e sepolto come qualsiasi altro figlio della Chiesa. Infatti, da quanto lui stesso descrive, egli utilizzerà il rituale per l'esequio dei comuni fedeli cattolici che fu scritto nel 69. Guarda caso, dal vescovo in forte odore di massoneria, Annibale Bugnini, lo stesso che fa il messale in Novus Ordo. Allora, questo rituale per i comuni fedeli è diverso da quello previsto per il Papa, per il quale tradizionalmente si svolgono due veglie. Una privata, con il Papa appena morto, con pochi dignitari e la famiglia pontificia. Una pubblica in San Pietro, la seconda pubblica in San Pietro, entrambe le veglie sono con la salma esposta. Dopo la seconda veglia c'è una cerimonia per cui il segretario del Papa insieme a un altro vescovo gli pongono un velo sul viso, si chiude la cassa e si celebra il funerale in piazza San Pietro. Ora Bergoglio ha deciso che per lui invece si farà una sola veglia, quindi tale veglia sarà per forza solo la prima, quella ristretta, alla quale assisterebbero, come dicevo, solo il segretario di Stato, il sostituto, il cardinal decano, i cerimonieri, la famiglia pontificia e pochi altri. Dato che la velatura del Papa si fa alla chiusura del feretro, se Bergoglio afferma che non ci sarà più una cerimonia di chiusura del feretro e che sarà fatto tutto nella stessa cerimonia come qualsiasi cristiano, ne segue che il corpo di Bergoglio sarà velato durante la prima veglia. La prima e unica veglia, quella per un pubblico ristretto, e al termine di questa veglia ristretta sarà chiusa una bara. Lui dice anche che il funerale si farà in San Pietro, ma non su cuscini, quindi per forza vi sarà esposta solo la cassa già chiusa. Dice ancora: quando il funerale sarà finito, dovranno portarmi in Santa Maria Maggiore, dove Bergoglio, come sapete, ha fatto preparare un loculo nella sacrestia dei Candelabri, accanto alla cappella della Salus Publica Populi Romani. Altri dati di fatto. Qualche mese fa Bergoglio ha licenziato Sandrone, Alessandro Mariotti, il maggiordomo che fu anche di Benedetto XVI. Quindi rimangono con lui solo i segretari. Uno dei due se l'è portato fin dall'Argentina e
E poi il nuovo infermiere maggiordomo, tutti scelti da Bergoglio stesso, quindi un personale fidatissimo. Sappiamo inoltre che Bergoglio da più di un anno ha fatto allestire un appartamento ospedaliero proprio in Santa Maria Maggiore, dotato di attrezzature per la terapia intensiva. Veniamo al film americano Conclave, annunciato ben 6 mesi prima dell'uscita italiana prevista il 19 dicembre 24. Trailer che mostra in modo evidente e ripetitivo il Papa appena morto che viene subito velato e poi chiuso in un sacco, esposto brevemente al grande pubblico e portato via con un'ambulanza. Riporta Wikipedia che il film è stato annunciato nel maggio 22, girato a Cinecittà nel gennaio 23 e certamente concluso entro novembre 23, quando viene acquistato da una casa di produzione, la Focus Features. Però il libro El Sucessor, nel quale si annunciano le nuove regole per l'esequie di Bergoglio, è uscito nell'aprile 24. Come faceva il regista di Conclave a sapere con questo anticipo le nuove procedure per l'esequie pontificie? Con la velatura subito dopo la morte e non dopo la seconda veglia? E perché, se il film è stato terminato entro novembre 23, uscirà dopo più di un anno a dicembre 24? Questi sono dati di fatto. Altro dato di fatto, Bergoglio ha confidato qualche mese fa, forse anche 1 o 2 anni fa, al vescovo Monsignor Placa che nel 25 non ci sarà più lui, ma Giovanni XXIV, nome che già auspicava il filomassone Pannella nel 2005 assieme a quello di Francesco I. Poi fu eletto Ratzinger, naturalmente. Infine, altro dato di fatto, la profezia della Beata Emery che parla di una folla preoccupata che attende fuori Santa Maria Maggiore, non vede il Papa, in grande angoscia per questo fatto che il Papa non si vede da nessuna parte. Ora, questi sono tutti i dati di fatto. Allora, prendiamo questi ingredienti e con un pizzico di fantasia proviamo a cucire la trama di un film. Una trama che è molto più semplice di quella che avevo già abbozzato parlando di una sedazione profonda, eccetera. Come qualcuno ha obiettato, una sedazione profonda per simulare una morte apparente all'età di 88 anni può essere anche pericolosa. Quindi potrebbe essere tutto molto più semplice. La sceneggiatura del film La finta morte di Bergoglio. Con la scusa del pauperismo e dell'umiltà, lui cambia le regole dell'esequie pontificie per prepararsi questo eccellente piano di fuga. A ottobre viene accolta l'istanza dal tribunale e si apre pubblicamente il processo. La chiesa bergogliana fa mostra di affrontare la cosa con grande apertura e tranquillità, ma la prima udienza viene fissata nel 2025. I media ne danno finalmente notizia. A dicembre, Papa Francesco si ammala e decide di farsi portare nel suo appartamento ospedaliero in Santa Maria Maggiore. Si sente morire e vuole farlo tra le braccia della sua icona mariana o pseudotale, Salus Publica Populi Romani. I media così spargono il messaggio che sono stati i complottisti, Cionci e Don Minutella, i magistrati e i cardinaloni conservatori cattivi ad aver spezzato il cuore del buon Papa Francesco, rivoltando contro questi soggetti, l'ostilità del pubblico. Bergoglio si chiude nell'appartamento di Santa Maria Maggiore, la folla preoccupata si raccoglie davanti alla basilica, proprio come nella profezia della Emmerich. I media insistono sul fatto che Bergoglio è proprio il vero papa della visione di questa beata, vedete? A fine dicembre, subito dopo la proiezione del film Conclave che entra nelle sale il 19, film già concordato e preparato da 2 anni con il regista Berger per imbeccare il pubblico sulla procedura di velatura del corpo del Papa, viene simulata la morte di Bergoglio nel suo appartamento ospedaliero di Santa Maria Maggiore. Come? Da tempo è stato realizzato un simulacro del suo corpo in cera o in silicone che viene subito coperto dai maggiordomi con un fitto velo, proprio come si vede nel film. Del resto, questo è giustificato dalle nuove regole, visto che la velatura del corpo del Papa non si farà più alla chiusura del feretro durante la seconda veglia, ma si può fare all'interno della prima veglia. Ecco,
Ora, il fatto che si possa realizzare il simulacro di un religioso, di un papa morto, è comune amministrazione. Pensiamo alla statua di cera di Giovanni XXIII, ma veramente impressionante la maschera mortuaria in silicone del corpo di Padre Pio che vedete in questa foto. Ecco, vedete come si possa arrivare a delle vette di verosimiglianza incredibili nel simulare il cadavere di una persona. Ecco, immaginatevi se la maschera in silicone di Padre Pio fosse addirittura velata. Non avreste alcuna possibilità di capire che si tratta di un falso. Così arriva la notizia: è morto il Papa. Presso l'appartamento di Santa Maria Maggiore arrivano il segretario di Stato, il decano, il sostituto, i cerimonieri per la prima e unica veglia ristretta, ma il simulacro di Bergoglio è coperto dal velo. A questo punto si aprono tre possibilità. O sono tutti consapevoli della sceneggiata e perfettamente d'accordo per evitare uno scandalo escatologico per la Chiesa e favorire una comoda exit strategy a Bergoglio. Oppure ufficialmente non si sa, ma fanno finta di non capire per lo stesso scopo. Terza ipotesi, i dignitari che intervengono sono in buona fede e i fidi maggiordomi sollevano un attimo il velo a una certa distanza, li tengono lontani, non li fanno avvicinare troppo, non fanno controllare loro il cadavere, non lo fanno toccare, eccetera. E quindi segretario di Stato, decano, sostituto, eccetera, eccetera, vengono ingannati. Bergoglio è chiuso nell'altra stanza e sorseggia il mate. Volendo, questo simulacro potrebbe anche essere esposto brevemente ai fedeli, proprio come si vede nel film Conclave. Questi fedeli che pressano le porte di Santa Maria Maggiore, li si fa entrare e si fa vedere loro al volo il corpo di Bergoglio. Chiuso in un sacco, come si vede nel film Conclave, in modo da dare un minimo di credibilità e da salvare un minimo di apparenza. Comunque, visto che c'è il velo, i fedeli tenuti a una certa distanza non si accorgono di nulla. Poi, dopo la prima e unica veglia, nella stessa cerimonia, la cassa viene chiusa col corpo già velato e portata in San Pietro per i funerali. Mentre Bergoglio se ne resta tranquillo nel suo appartamento in Santa Maria Maggiore, il popolo cattolico partecipa così ai funerali di un pupazzo. La cassa viene poi riportata in Santa Maria Maggiore e tumulata nella sagrestia dei Candelabri con dentro il pupazzo. Dopo alcuni giorni, con tutto comodo, Bergoglio se ne va dall'Italia in qualche rifugio isolato che si è fatto predisporre da tempo. Tutti i media si concentrano sul nuovo conclave, il processo passa in cavalleria, i promotori dell'azione legale vengono macinati dall'odio del pubblico per aver fatto morire di crepacuore il buon Papa Francesco, tutti i cardinali, compresi quelli di nomina antipapale, eleggono in fretta e furia in un conclave invalido l'antipapa massone Giovanni XXIV, scelto fra un cardinale dell'establishment, un moderato spendibile per tutte le stagioni. Quindi prosegue l'antichiesa massonica con il suo culto gnostico, supportato dal mondo Unacum, che finalmente tira un sospiro di sollievo e dice: "Ah, finalmente se n'è andato Papa Francesco, adesso sì, è vero che si chiama Giovanni XXIV, però è una figura moderata, eccetera, eccetera." E infatti questo nuovo Papa antipapa inizialmente sembra che voglia fare macchina indietro. E poi, con maggiore garbo e più sottigliezza, proseguono i lavori di smantellamento della fede cattolica. I maggiordomi, a operazione compiuta, incassano un ricco premio, magari lo accompagnano anche nel rifugio che Bergoglio si è predisposto, una fattoria splendida isolata nella Pampa argentina, magari con la protezione del suo nuovo amico Milei. Ecco, questa è la sceneggiatura del film La finta morte di Bergoglio. Vi piace? Interessante, no? Sicuramente avrebbe successo. Resta una considerazione da fare. Ammettendo l'usurpazione del trono Petrino, ammettendo che sia vera questa cosa,
ammettendo che gli organi giudiziari vaticani si applichino a questa faccenda, non ci sono altre possibilità di esfiltrazione. Cioè, non è che l'antipapa potrebbe sparire da un momento all'altro, che ne so, come un latitante qualunque. Non esiste. Perché? Perché se Bergoglio sparisse da un momento all'altro, verrebbe fuori tutto, no? Perché è sparito? Dove è andato? Che è successo? L'hanno rapito, no? Come mai? Verrebbe fuori tutto quanto. La sede impedita. Bisognerebbe andare a un conclave pre-2013, i piani della massoneria ecclesiastica verrebbero disarticolati completamente. Quindi, tra la prospettiva di affrontare un processo oppure di una morte vera, autentica, naturale, resta solo una terza via, una morte simulata, per forza. Perché solo con una morte simulata si mantiene lo status quo. Solo con una morte simulata Bergoglio potrebbe esfiltrare tranquillamente e la Chiesa potrebbe andare avanti senza nessun problema, senza nessun turbamento, il procedimento giuridico potrebbe essere accantonato, i media potrebbero essere utilizzati come vi ho detto sopra e quindi questa è l'unica soluzione per salvare capre e cavoli. Ecco perché bisogna essere pronti, bisogna far circolare questa che per adesso è la sceneggiatura di un film, ma sapete com'è? Cattolico avvisato, mezzo salvato. La realtà odierna supera la fantasia di 10 volte. Quindi è meglio stare con gli occhi aperti, vedere i segnali, farsi due conti, normo ragionare. Bene, cari amici, chi lo sa, magari un giorno qualche regista mi scritturerà come autore per fare questo nuovo film e magari finalmente, come dice quello di rinnovamento, magari guadagnerò 8 milioni di euro e vi offro una cena di pesce a tutti. Nel frattempo noi ci vediamo per una cena più modesta ma non meno gustosa a Pescara, presso il locale Friends. Prenotatevi, naturalmente tutto ingresso offerta libera, consumazione libera, chi vuole resta a cena con il sottoscritto. Un caro saluto a tutti.